Lo sguardo di Paul Cézanne sulla natura implica sempre una riflessione sulla percezione. La natura e il risultato pittorico ci appaiono strettamente legate, concetto che l'artista ha espresso nell'ormai notissima formula dell'armonia parallela alla natura. Per Cézanne, alla ricerca di un nuovo inizio post-impressionista, divenne un'esperienza chiave l'incontro con un monte nella sua terra natia, il Saint-Victoire, in Provenza. Il pittore si confrontò con questo scenario in circa 60 opere fra dipinti, disegni e acquerelli realizzati a partire dagli anni 80 dell'Ottocento. Negli ultimi anni della sua vita, poco dopo il volgere del secolo, da questo tema scaturirono 8 dipinti, tra cui questo che vi propongo. Volendolo descrivere in termini tradizionali, non ci sarebbe molto da dire. Una linea dell'orizzonte che attraversa quasi tutta la superficie del quadro a circa 2/3 della sua altezza, sulla quale, come poggiata su un basamento, si erge la curiosa formazione geologica del Saint-Victoire, realizzato nei profondi toni del blu, mentre il cielo si mostra costellato di chiazze verdi. Al di sotto della linea dell'orizzonte si estende un'ampia zona pianeggiante dominata dal verde della vegetazione, in cui si intravedono i tetti rossi di due case dalle pareti ocra. Pur liberamente interpretato, il paesaggio è di facile identificazione. Si tratta di una veduta del Plateau d'Entremont, situato a 1 km a nord dell'atelier di Cézanne, sul Chemin de l'Eve, e a circa 20 km in linea d'aria dal monte. Molto più arduo è il compito di chi volesse analizzare l'impressione generale del dipinto, la composizione. Non c'è un primo piano ben definito, né alcuna illusione di distanza, in quanto gli oggetti non rimpiccioliscono man mano che si allontanano dal punto di osservazione. La montagna Saint-Victoire non è solo un monumento alla durevolezza, ma si configura piuttosto come un elemento concettuale. Che si dissocia con decisione dall'impressionismo, che non interpreta i dati visivi come una continua variabilità, ma come la somma di finissimi componenti, un ordine che è sintesi e quiete, stabilità e movimento. Dalla scelta dei colori si capisce che non siamo di fronte ad un'imitazione che miri a ricreare l'illusione della natura, al contrario, l'applicazione artificiosa del colore rivela una propensione per la forma. L'artista vede il colore come forma, come un elemento positivo. La natura assurge così a modello di un piano compositivo universale, in cui l'ordine non è prestabilito, ma deve anzitutto prendere forma. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!